Lorenzo Mezzezzi, in arte Lollo Mezz, ho 16 anni e faccio il DJ. Io frequento l'Istituto Tecnico Mario del Pozzo a Cuneo e nel tempo libero appunto mi dedico alla mia passione principale, cioè la musica e suonare. La passione per la musica elettronica è nata da molto piccolo, inizialmente ascoltando uno dei miei DJ preferiti, cioè Martin Garrix, e appunto negli anni ho provato a emulare quello che faceva il mio idolo, no? Quindi ho iniziato, grazie all'aiuto del mio amico Filippo e di mio padre, quindi ho iniziato a comprarmi una piccola console. Pian piano negli anni ho cambiato il mio set e anche il mio modo di suonare. La musica per me è sicuramente una valvola di sfogo. Veniamo da 2 anni sicuramente molto difficili per lo spettacolo, per la musica, per i DJ, ma anche per gli artisti. E quindi già soltanto avere una serata a settimana dove ci si può interfacciare con un pubblico reale è veramente qualcosa di fantastico. È cambiato molto il modo di relazionarsi con le persone. Ho notato che è molto più complicato instaurare rapporti con le altre persone, soprattutto con le varie chiusure che abbiamo visto durante l'anno, no? È molto importante in questo momento divertirsi, non pensare tanto alle cose magari negative che ci ha portato questo momento, questi 2 anni. È molto importante comunque interfacciarsi con altra gente e con ragazzi della propria età. Come consiglio ai miei coetanei, sicuramente una cosa molto importante è credere nei propri sogni, credere in quello che si fa. In questo percorso ci saranno tante delusioni, ne ho già incontrate molte, tra gente che per causa età magari non ti apprezza, non apprezza quello che fai o magari non sceglie te per una determinata serata. Ti reagisce alle porte in faccia sicuramente continuando a studiare, voltando completamente pagina, magari prendersi anche un momento di pausa e di riflessione e ripartire più carichi di prima. Il mio sogno sicuramente è riuscire a diventare uno dei DJ più importanti in Italia, ma perché no anche nel mondo. Poi su Spotify, questa piattaforma ormai fondamentale per gli artisti, fondamentale per ascoltare la musica in streaming, semplicemente si va o a ricercare il nome del mio brano, visto che ormai hanno comunque un buon numero di visualizzazioni, più di 10.000 visualizzazioni a brano, quindi è molto facile da trovare, o se no si cerca direttamente l'artista, cioè Lollo Mezz, e mi si trova immediatamente. We'll be right back.